La Commissione Sanità dell'ARS ha accolto l'emendamento presentato dal vicepresidente Joppolo che determina il mantenimento dei reparti di chirurgia generale e medicina degli ospedali di Caltagirone e Militello. L'atto aziendale prevedeva invece la possibilità, entro il prossimo mese di giugno, di accorpare i due reparti riducendoli ad uno. Il mantenimento dei due reparti con i rispettivi primari, spiega Joppolo, determina la condizione per l'ulteriore potenziamento degli stessi. Era necessario mantenere le due strutture non solo per la notevole distanza tra i due ospedali, ma anche in relazione ai risultati conseguiti nell'ultimo triennio, sia in termini quantitativi che qualitativi degli interventi eseguiti. La Commissione ha votato favorevolmente all'unanimità. L'approvazione unanime dell'emendamento Joppolo, ha dichiarato il deputato Nello Musumeci, rende giustizia all'operatività delle due strutture, ma anche alle esigenze che emergono da quel bacino territoriale. Il liceo artistico Design Ceramico di Caltagirone invita genitori e alunni a partecipare al primo appuntamento con l'Open Day venerdì 29 gennaio, dalle ore 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 18, una giornata a porte aperte per visitare l'istituto e parlare con i docenti. Il secondo appuntamento si terrà il 13 febbraio. Live Spettacoli presenta Le campane di Notre Dame, il musical, regia e scenografia di Inzirillo Alessandro, coreografia di Dino Platania, prodotto dall'Accademia del Musical, il 29 gennaio alle 21 al Teatro Politeama di Caltagirone. Continuano a Caltagirone le manifestazioni e le celebrazioni in occasione della festa di San Giuliano 2016 presso la Basilica Cattedrale, 29 gennaio. Alle ore 9 celebrazione eucaristica, alle 17:30 rosario meditato, alle ore 18 celebrazione eucaristica animata dal gruppo Caritas parrocchiale. Sabato 30 le celebrazioni alle ore 9 e le ore 18, alle ore 11 Sante Cresime, alle ore 16:30 incontro con i gruppi di catechismo e alle ore 17:30 rosario meditato. La conclusione domenica 31 gennaio con le celebrazioni alle ore 9 e alle ore 11 e alle ore 18 con alle ore 17:30 il rosario meditato. Sabato 30 gennaio alle ore 17:30 presso la Sala Conferenze Credito Siciliano in Piazza Risorgimento a Caltagirone si terrà il terzo incontro dell'iniziativa culturale Tesi e Contesi, Giovani Laureati Contano, organizzato dall'Associazione Culturale Sturziana in collaborazione con la Biblioteca Diocesana Pio XI. Durante l'incontro verrà presentato il testo dal titolo Sturzo e le casse rurali. I casi di Caltagirone, Palagonia, Militello e Mineo, di Alice Parrinello. Interverranno Michele Lanza e Francesco Failla. Inizia il mandato del Ministero pastorale di Don Davide Paglia presso la parrocchia San Giovanni Bosco in Caltagirone. La celebrazione eucaristica di inizio mandato avrà luogo sabato 30 gennaio 2016 alle ore 18, in una celebrazione presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Calogero Peri. La cittadinanza e la comunità è invitata a partecipare. Vi comunichiamo la prossima uscita dei voucher internazionalizzazione messi a disposizione dal MISE per progetti di internazionalizzazione sui mercati globali. Il MISE infatti metterà a disposizione delle aziende un voucher di euro 10.000 se non si è ancora usufruito dell'agevolazione di 8.000 euro per coloro a cui è già stato concesso il beneficio. A Caltagirone Expandia SRL, una società di consulenza, formazione ed innovazione, formata da un team di professionisti che se ne occupa. Expandia è una delle tre società siciliane accreditate nell'apposito elenco fornitori qualificati per questi servizi. E poiché crediamo che il servizio, come tutti gli altri servizi che eroghiamo, debba essere studiato in sinergia con i nostri clienti e tarato sulle loro effettive necessità, alleghiamo anche una serie di schede di servizi per poter usufruire di questi benefici. Expandia rimane a disposizione per accompagnarvi in questo percorso di crescita ed espansione sui mercati globali.
Per ulteriori informazioni potete contattare la dottoressa Adriana Laporta, referente, e contattare il numero 0933 190 4921, il mobile 338 176 4700, oppure recarvi presso la sede della ditta Expandia in via Roma 149.